Amici di Wild Hunter, salute a voi, ben ritrovati alla mia rubrica test e novità. Allora, in questo video andremo a conoscere un nuovo prodotto, nella fattispecie un cannocchiale di marca Sitemark della linea Presidio. La linea Presidio è, secondo me, la linea di cannocchiali oggi sul mercato che vanta il miglior rapporto qualità-prezzo-prestazioni. Devo dire che si tratta di cannocchiali che il cui range va tra i 500 e i 650 euro, ma valgono almeno il triplo di quello che costano proprio in funzione delle loro prestazioni. Allora, io ho testato quasi tutta la gamma Presidio, ma ultimamente sono usciti due modelli che ho voluto prendere e testare per voi, in quanto li ho ritenuti estremamente interessanti, soprattutto per quelle che sono le esigenze del cacciatore italiano e più in generale del cacciatore europeo. Vuoi per le specie, vuoi per i tiri medi, vuoi per gli ambienti naturali nei quali cacciamo, questi due modelli si adattano perfettamente alle nostre esigenze. Allora, in un altro video vi ho proposto il modello Presidio 1,5 9x45. Adesso vi presento invece questo modello, che è un modello fantastico. È un 2,5 15x50, quindi con una campana più grande dell'altro, e però anche con un'escursione di ingrandimenti sensibilmente maggiore. Ma al di là di questo, si tratta di un cannocchiale molto ben fatto, costruito con materiali robustissimi e dalle altissime prestazioni. Quindi rispetto all'1,5-9, questo 2,5-15 vi consente tiri a più lunga distanza. Allora, vediamo innanzitutto le caratteristiche fondamentali di questo nuovo Presidio. Allora, questo modello, come l'altro, come l'1,5 9x45, non hanno il reticolo sul primo piano focale, ma sul secondo, e questo li differenzia perché gli altri, quelli con il reticolo sul primo piano focale, sono adatti a tiri costanti a lunga e lunghissima distanza. Questi invece possiedono dei reticoli balistici e degli ingrandimenti standard a cui la gestione della correzione della palla, quindi della sua traiettoria, viene appunto gestita bene anche a ingrandimenti specifici, che poi vedremo nei dettagli tra poco. Ecco, sono ottiche che risultano comunque adatte alla nostra caccia e, avendo dei reticoli balistici, possono diciamo essere una più che valida alternativa a tutte le ottiche che invece hanno il classico duplex o German 4, perché vi permettono di sparare in maniera precisa a distanze che non sono prefissate dall'azzeramento, d'accordo? Vedremo ovviamente tutto questo nei dettagli. Allora, innanzitutto consideriamo le caratteristiche principali di questi due modelli, in particolare in questo video tratto appunto il 2,5 15x50. Allora, si tratta di un cannocchiale dalle misure compatte, peso accettabile, ma ricordate che qui si tratta di lenti in cristallo, quindi il peso c'è, non sono lenti come tante altre di fascia anche molto superiore, purtroppo costruite in resine o in siliconi. Qui si tratta di cristallo, quindi la purezza, la nitidezza dell'immagine è come quella di cannocchiali di livelli molto più alti.
e anche a livello di robustezza ovviamente si trova su un livello superiore. Allora, partiamo dallo chassis. Lo chassis è in alluminio aeronautico, quindi ultra robusto. Poi viene costruito tutto con le specifiche IP67, quindi resistente alla pioggia, alla nebbia, alla polvere, quindi non entra niente, va bene caricato con azoto. Poi ha un tubo da 30 mm. Torrette ribassate, quindi per mantenere compatta tutta l'ergonomia. Poi ha una terza doppia torretta con appunto due funzioni, una per la correzione della parallasse e una invece per ospitare il reostato che serve a regolare l'intensità luminosa del dot centrale. Che in questo reticolo, che è un reticolo speciale che poi vedremo nei dettagli, si chiama HDR2, che è l'acronimo per Hunting Drop Reticle, quindi un reticolo balistico, che in questo modello variabile ovviamente risulta perfetto all'ingrandimento 10x. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'ingrandimento 10x assicura la corretta correzione della caduta del proiettile secondo le misure del suo reticolo. Va bene? Quindi reticolo sul secondo piano focale HDR2 con pallino centrale con red dot centrale illuminabile su 7 posizioni diverse, quindi con una regolazione dell'intensità su 7 livelli. Poi questo cannocchiale dispone appunto di la correzione della parallasse molto importante, quindi per avere sempre la perfezione di allineamento dei vari piani ottici, ok? E ha le lenti completamente trattate, quindi antiriflesso, antipolvere e quindi antiacqua. Queste sono le caratteristiche principali di questo fantastico cannocchiale che io ho deciso di utilizzare montandolo su un attacco sgancio rapido di Alessandro Contessa su questa nuova Sabatti Rover Scout in calibro 308. Va bene? Adesso io vi faccio vedere alcune immagini del cannocchiale, vi farò vedere delle immagini del particolare attacco a sgancio rapido Contessa che ho deciso di utilizzare. In più vi darò anche le specifiche della cartuccia ricaricata con proiettile della Nosler Ballistic Tip da 150 grani, poi vedremo il perché ho scelto questo proiettile, che andrà a essere propulso dalla nuova polvere Baschieri e Pellagri da carabina. Vi darò ovviamente tutti i dettagli della ricarica tra poco. Poi ritorniamo un attimo qui in studio per parlare della logistica di questo test, ma soprattutto dobbiamo parlare delle caratteristiche di questo particolare reticolo balistico che è stato studiato appositamente per le esigenze specifiche dei cacciatori d'Europa e appunto anche abbondantemente quelli italiani di selezione e di contenimento danni. A tra poco.
Eccomi nuovamente qui con voi per parlarvi appunto di questo nuovo reticolo balistico sistemato sul secondo piano focale che si chiama HDR2, come vi ho detto, acronimo per Hunting Drop Reticle 2. Allora, rispetto all'1, che è tipico del modello Presidio 1,5-9 per 45, questo montato sul 2,5 15x50 è appunto il 2 e ha almeno due punti di riferimento balistici per la gestione della caduta del proiettile in più rispetto appunto al modello 1,5-9. Allora, innanzitutto, come è fatto questo reticolo e a che cosa serve? E perché poi ho deciso di testarlo per voi? Perché mi è sembrato veramente utile per i nostri contesti. Allora, innanzitutto ha una croce con le classiche quattro stanghe, due orizzontali e due verticali, ma al centro questa croce non si chiude, non è chiusa, ma è aperta con un dot centrale che è illuminabile. E questo è già un primo vantaggio perché quando si spara al crepuscolo, avere una parte centrale libera e solo un piccolo pallino illuminabile anche a livello, diciamo, di intensità luminosa minimo, vi consente di fare dei tiri molto più precisi. Quindi questa è una prima cosa intelligente che è stata fatta dalla Sitemark in sede di progettazione di questo reticolo. Poi abbiamo due primi riferimenti, uno che è sistemato all'apice della stanghetta verticale superiore, che ha due MOA, e poi vedremo a che cosa serve, poi ce n'è uno omologo nella stanghetta inferiore verticale, sempre a due MOA. Poi c'è una barra appunto orizzontale sistemata a 5 MOA, poi ce n'è un'altra a 10 MOA e in fondo alla scala ce n'è un'altra a 20 MOA. Quindi si tratta di riferimenti che hanno uno scopo ben preciso perché fanno riferimento a delle distanze di tiro molto specifiche. Allora, io ho necessariamente scelto una munizione che replica una munizione commerciale molto famosa che potete adottare qualora non ricarichiate, che è appunto innanzitutto il proiettile Nosler Ballistic Tip da 150 grani sul 308 Winchester. Allora, c'è una cartuccia commerciale che la fa la Federal nella linea Premium, ok? Che io ho fatto riferimento facendo una ricarica con la polvere Baschiera e Pellagri, perché questa sarà, diciamo, una combo che io porterò a caccia in Africa in un prossimo safari dal 1º marzo 2024. Quindi già questo test, questo pretest mi serve proprio per esperienza poi per trasportare tutto a distanze di tiro e ad animali molto differenti dai nostri. Allora, prendendo spunto da questa cartuccia, che cosa succede in termini pratici quando si azzera, per esempio, l'arma con il pallino centrale a 200 metri? Succede che il riferimento 2 MOA superiore corrisponde a 100 metri. Quindi non avete bisogno di piazzare il pallino di regolazione di azzeramento a 200 metri in un certo modo, d'accordo? Quindi dovendo pensare di compensare poi se il tiro è a 100 metri. No, perché avete l'apice della stanghetta superiore verticale che corrisponde a 100 metri. Poi avete un riferimento sotto, d'accordo? Che corrisponde appunto a 275 metri. Quindi avete punto centrale a 200, superiore a 100 metri, inferiore 275. Poi avete altri due riferimenti, uno a 5 e uno a 10, e poi l'ultimo, il terzo più estremo, va bene per i tiri veramente a lunghissima distanza,
a 20 moa. Allora, che cosa succede? A 5 moa a cosa corrispondono con questa cartuccia? 375 metri, va bene? Quello invece dei 10 moa corrisponde a 500 metri e poi quello dei 20 moa corrisponde a 700 metri. Quindi noi abbiamo un sistema per avere a ingrandimento 10 per, azzerata l'arma a 200, abbiamo 100, 275, 375, 500, 700. Nel caso in cui decidessimo di azzerare invece il pallino centrale a 100 metri, allora il riferimento inferiore è a 200 metri, quello dei 5 moa a 300, a 10 moa a 450 e 20 moa a 650 metri. Quindi diciamo si può decidere a quel punto è quello che si vuole. In questo caso con l'azzeramento a 100 metri il riferimento superiore è più o meno a 50 metri. Quindi esiste con questo particolare reticolo una panacea, esiste una panacea di regolazioni estremamente utili e in linea con quelli che sono, diciamo, i nostri tiri principali. D'altra parte, noi abbiamo subito lì, pronti nell'occhio a pochi millimetri uno dall'altro i quattro riferimenti principali. Se noi azzeriamo l'arma a 200 metri, abbiamo 100 metri, 275, 375. Distanze alle quali posso dire che cadono almeno il 95% degli animali qui da noi in Europa e in particolare in Italia. Quindi li abbiamo tutti lì senza dover agire sulle torrette, clic, non clic, ecco, li abbiamo tutti lì sott'occhio. In più abbiamo un grande vantaggio che siccome abbiamo un pallino centrale illuminabile anche a livelli veramente bassi, con l'andar via della luce al crepuscolo o con poca luce la mattina presto, abbiamo un riferimento illuminabile estremamente utile per sparare al crepuscolo agli animali piazzando il colpo correttamente. D'accordo? Quindi un aiuto incredibile in più. A questo vorrei aggiungere anche che questo è un cannocchiale estremamente utile anche per il contenimento danni proprio in funzione di questo aspetto. A tutto ciò vorrei aggiungere anche un'altra cosa che grazie agli attacchi a sgancio rapido di Alessandro Contessa è possibile passare velocemente da una configurazione day come questa a una night senza perdere nessun azzeramento, magari utilizzando il Sightmark Mini Wright Thermal, cioè un piccolo cannocchiale termico ad altissime prestazioni ma a costo veramente contenuto, il cui video test vi consiglio di andare a vedere sul mio canale, d'accordo? Perché almeno potete avere l'occasione di tenere due ottiche estremamente piccole, compatte, leggere nello zaino e nella stessa sessione di caccia poter passare da configurazione day night in pochi secondi senza mai perdere gli azzeramenti relativi. Ecco, poi a tutto questo aggiungo che se decidete magari di prendervi un'arma in configurazione scout, come ad esempio questa Savatti nuova Rover in 308, che è piccola, corta, compatta, sufficientemente leggera, tutta l'attrezzatura ha dimensioni e pesi estremamente contenuti, ma ad altissime prestazioni. Quindi, come vedete, con le nuove tecnologie, oggi come oggi si possono avere prodotti fantastici e tecnologicamente avanzati a prezzi che potrei dire accessibili ormai a tutti, d'accordo? Bene, adesso che cosa facciamo? Andiamo all'Armeria Innocenti, al tunnel dove preazzero il nostro presidio 2,5 15 per 50, ovviamente tenendo la ghiera degli ingrandimenti a 10 per, d'accordo? Lo preazzeriamo a 66 metri e poi
procederò al poligono di La Sassigna per l'azzeramento definitivo, come vi ho detto, come lo imposterò, quindi 200, 100, 275, 375. Ecco, e così siamo a posto per andare a caccia e fare questo primo pretest prima del grande safari in Sudafrica di marzo 2024. A presto, ci vediamo all'Armeria Innocenti. Amici di Wildante Salute, ben ritrovati al tunnel dell'Armeria Innocenti per la fase di preazzeramento a 66 metri di questo trio, quindi ro nuova rover 308 Scout della Sabatti, Sidemark Presidio 2,5 x 15 per 50 con il nuovo reticolo balistico HDR2. Come vi ho accennato in studio, farò un azzeramento particolare, come vi ho detto, con questa cartuccia ricaricata della Baschieri e Pellagri. Qui siamo soltanto a fare un semplice preazzeramento, d'accordo? In casa Alessandro Contessa abbiamo fatto un preazzeramento meccanico digitale, in modo da non sprecare troppe cartucce, poi sia qui in fase di preazzeramento, sia poi al poligono, alla Stassigna, per l'azzeramento definitivo. D'accordo? Poi ovviamente andremo a caccia, e questa è un'ottica che porterò anche in safari dal 1º di marzo, sempre con quest'arma in Sudafrica, quindi ne vedremo delle belle, d'accordo? Bene, iniziamo subito la sessione di preazzeramento. Allora, sono una decina, 10-12 centimetri basso, 5-6 centimetri sulla destra. Quindi adesso faccio i miei aggiustamenti sulle torrette e poi rispariamo nuovamente. Allora, sono diciamo molto vicino alla mouche, giusto un click basso, un click ancora a sinistra, quindi direi un risultato perfetto. Bene, eccovi, questo è il primo colpo e questo è il secondo, quindi ci siamo quasi, ho dato un click in alto e due click a sinistra. Comunque, adesso siamo pronti per andare al poligono di La Strassigna per fare il nostro azzeramento definitivo. Ho tenuto gli ingrandimenti a 10x perché è l'ingrandimento base su cui regolo sempre tutto, anche se questo appunto è un reticolo e un cannocchiale particolare, d'accordo? Però io mi trovo bene come riferimenti sempre usando il 10x, quindi è uno standard che mi sono dato in modo tale da rendermi conto su tutti i cannocchiali che devo testare di avere dei parametri standard, comparativi standard, d'accordo? Bene, signori, adesso a questo punto andiamo alla Strassigna e poi naturalmente andremo a caccia. Amici di Wild Hunters, salute a voi e
e benvenuti sul campo di caccia per testare questo quadrinomio. Ho scelto un posto dove caprioli, cinghiali, qualche volta daini frequentano questi campi. Purtroppo siamo ancora in una stagione in cui l'uscita di questi animali è piuttosto tarda la sera, per cui dovrò mettere seriamente alla prova tutto ciò che è le caratteristiche soprattutto dell'ottica, quindi di questo presidio, e della capacità appunto di illuminare il punto centrale in maniera tale da farmi vedere bene. Il fatto che abbia la croce spezzata al centro mi favorirà sicuramente, però non sarà una cosa facile. Anche qui il tiro minimo sono 90 metri, per cui bisogna vedere anche l'animale se nell'ora legale mi arriva poi dal bosco, che sono 180 metri, 200 metri, fino a quel limite lì. Staremo a vedere. Comunque, questa è la caccia, questo è quello che mi aspetta, e quindi vediamo un po' che cosa riesco a combinarvi. Allora, il tiro non è stato lunghissimo, circa 146 metri, 147 metri, però ho preso in piena spalla, un tiro perfetto. Bene, alla prossima!